Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra conferenza di vigilia. Cominciamo con una domanda da Gentv. Grazie. Buongiorno mister Enrico Zabruno Juventus Tv. Le chiedo visto, eh, visti i tanti giocatori che non ha a disposizione per il match di domani a Firenze, se ha in mente qualche esperimento, comunque qualche idea nuova per titolare, Grazie. L'idea no, vediamo quelli che ho a disposizione, poi abbiamo 3 o 4 ragazzi che sono pronti per giocare, o qualcuno ha iniziato la partita o qualcuno ha partita in corso, E quindi è un buon test per noi, è, un... è una bella partita, è una semifinale di Coppa Italia, poi a Firenze è sempre bello giocare, e quindi dovremo farci trovare pronti, è un... è un passaggio che si gioca su due partite, conta ancora il gol in trasferta, quindi domani è importante fare gol. Buongiorno, romeagressigol.com. Le chiedo mister se è un po' preoccupato per questi infortuni muscolari o se appartengono semplicemente alla normalità di una stagione. Grazie. Non sono assolutamente preoccupato perché ci sono tanti infortuni traumatici. Poi comunque abbiamo giocato molte partite. Eh, però giovedì Dybala e Bernardeschi saranno a disposizione per la partita di domenica. Urgani ma va molto bene, valuteremo. Eh, Alessandro credo un'altra decina di giorni. Zac... È Probabile o diciamo, speriamo di avere la disposizione, a disposizione per la partita di ritorno con Villareal. che linea ancora fuori, e... poi gli altri sono Chiesa, Cari Giorgio, sono quelli di lunga dirigenza. Buongiorno, mister Fabrizio Ferrero, Mediaset. Sarà una partita particolare per Vlaovic, lei ha già un po' accennato all'ambiente che potrà esserci a Firenze con gli sfottò e tutto, magari sarà anche un'accoglienza non solo di sfottò, anche un po' tesa. Come reagirà per quello che ha conosciuto Vlaovic? Sarà uno stimolo in più? Potrebbe essere il giocatore, potrebbe essere in qualche modo invece bloccato? Allora, innanzitutto credo che eh, l'intelligenza e, e la cultura dei tifosi fiorentini la partita di domani sera dovrà essere come per tutti: una serata di sport, di calcio. Dove, eh, a pochi a due mesi dal trasferimento di Vlaovic alla Juventus, eh, Vlaovic comunque sempre riconoscente, sarà sempre riconoscente alla città di Firenze, ai Fiorentini, alla società che lo ha cresciuto e gli ha permesso di arrivare a giocare nella Juventus. Sarà una partita di calcio, una bella partita, come, sempre, come sono sempre state, Juventus Fiorentina, anche perché le cose preoccupanti non sono una partita di calcio, ma credo che in questo momento le preoccupazioni dov dovranno, dovranno essere altre: che sono la guerra e altri problemi che abbiamo in giro per il mondo. No, Juventus Fiorentina. Juventus Fiorentina deve essere una partita di calcio, una bella partita dove si affrontano due squadre: una che è la Fiorentina, che è ben allenata da un allenatore giovane, bravo, intraprendente che ha dato alla Fiorentina un gioco eh, aggressivo, eh, divertente eh, con dei buoni giocatori. Dall'altra parte eh, troverà una squadra comunque che ha la Juventus, quella che ha voglia di arrivare in finale. Quindi dovrà essere una bella partita e credo che sarà una bella serata di sport. Eh, buongiorno Giovanni Guardalasca e Sport alla luce di quello che diceva cioè che Di Bala e Bernardeschi recupereranno per domenica e visto che eh, insomma, ci sarà qualche giorno di tempo le chiedo se chiederà di stringere i denti a qualcuno ad esempio Bonucci che aveva detto che dopo la partita con l'Empoli non stava tanto bene lo stesso De Sciglio sono in grado di scendere in campo domani o no? De Sciglio sì Bonucci è due giorni che ha completo riposo tra l'altro Sabato ha giocato una, una buona partita e soprattutto rientrava dopo tanto tempo e aveva, un, aveva giocato a, Be, a Bergamo ed era uscito diciamo, non benissimo, malconcio. A Empoli ha stretto dente, è stato in campo fino alla fine, e quindi bisogna che lo faccia riposare per forza. però abbiamo il rientro di De Ciglio, abbiamo Danila, abbiamo Delitta, abbiamo Quadrado abbiamo Stramaccioni che comunque sarà aggregato a noi eh, che, è un, che è un ragazzo del, giovane, del settore giovanile quindi come Sule, come Miretti, come Ache quindi abbiamo un po' di giocatori da domani da far giocare Buongiorno mister Luca Cavallaro, Tienvo Radio le chiedo un giudizio sul momento di Ken e se domani c'è la possibilità di vederlo in capo dal primo minuto, grazie Ken, sono contento della prestazione che ha fatto: ha fatto gol. Comunque, Ken durante la partita ha sempre delle occasioni per far gol e ha fatto una buona partita. E dovrò valutare tra Ken, Vlaovic e Morata: di questi tre, due giocano e uno sta fuori. Mister, buona, buongiorno. Luca Bianchi, in Gazzetta dello Sport. La domanda è su Miretti: eh, se è il giocatore tra i giovani che ha più possibilità di giocare in generale, lei che aveva apprezzato Fagioli quando. Quasi nessuno lo conosceva se veramente, se veramente. può fare quel percorso tra, vabbè, tra parentesi, Vlaovic può stare fuori quindi mi sembra di capire se posso aggiungere una mezza risposta, una mezza domanda. Eh, devo, devo ancora decidere, devo valutare perché comunque ha giocato tante partite, vediamo. Per quanto riguarda Medetti, ci sono dei buoni giocatori nelle, nel settore giovanile, soprattutto l'Ander 23. Ha dato la possibilità a questi ragazzi di crescere più velocemente e confrontarsi con. Eh, con, con campionati dove contano i punti, dove giochi in campi difficili, eh, quindi eh, questo è molto importante. È cresciuto lui, è cresciuto a che, lo stesso su quindi ci sono, sono altri giocatori giovani, bravi, però bisogna lasciargli il tempo, indipendentemente di domani chi giocherà, se giocherà a Merete, se giocherà a che, se giocherà a Sule uno di questi tre sicuramente eh, credo che giocherà. Qualcuno magari entrerà a partita in corso, però bisogna farli crescere perché non dobbiamo addossarli le responsabilità e non dobbiamo farli sentire dei giocatori già bravi. Sono bravi ma devono imparare e acquisire esperienza. Tutto lì. Buongiorno, Mister Giovanni Albanese Sportitalia. Le chiedo come cambia la Fiorentina senza Vlaovic perché sono comunque arrivati due attaccanti ma con caratteristiche un po' diverse. Grazie. Caratteristiche diverse, no? Perché sono due centravanti fisici che attaccano bene la profondità, e che giocano in funzione del gol, sia Piomonte che Cabral. E poi dopo la Fiorentina, più o meno, ha cambiato poco a livello di gioco. È una squadra che, eh, che gioca molto, con intensità molto alta, è una squadra che, che crea dei pericoli. E quindi, bisognerà fare una partita eh, attenta. Una partita ci sarà grande dispendio di energie fisiche, perché comunque. È una semifinale e comunque loro tengono il ritmo molto alto e bisognerà mettersi al pari loro. Salve Ministro, Gianluca. Di la stampa, eh, alla luce anche di tanti infortuni muscolari che comunque ci sono stati, anche eh, quelli traumatici, non crede che forse la preparazione fisica non, sa, non abbia funzionato tanto? Grazie. Nell'arco della stagione ci sono sempre gli infortuni muscolari, quindi eh, poi noi quest'anno abbiamo avuto anche più infortuni traumatici. E quindi bisogna, bisogna accettare quello che succede, abbiamo eh, valutato quello che, che abbiamo fatto, quello che, che stiamo facendo e quindi bisogna cercare di recuperare gli infortunati, lo stiamo facendo nel migliore dei modi, con lo staff medico che sta lavorando molto bene e poi eh, bisogna arrivare alla sosta nel migliore dei modi per poi giocarsi aprile e maggio nelle migliori condizioni quando avremo tutti a disposizione. Buongiorno Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte, Morata e Ken. Tempo fa diceva che se non ricordo male non potevano giocare tanto bene insieme, adesso con Vlaovic è diversa la situazione, ci ha ripensato, grazie. In che senso, con Vlaovic potevano giocare Morata e Ken insieme, loro due senza Vlaovic o Vlaovic Morata e Ken, tutti insieme? Sono tutte e due le opzioni, sono due opzioni varie, Ma no, perché ci sono... In questo momento qui... La squadra è diciamo, anche un po' più in fiducia nel senso è più serena nel giocare sa che comunque il gol lo trova comunque Vlauch ha delle caratteristiche che, eh, che né Morata né Ken hanno come, eh, come Vlauch non ha delle caratteristiche di, di Morata e di Ken. e quindi diciamo... Eh, che Vlaovic con Morata e con Ken si sposano bene. Poi ci sono delle partite che Vlaovic non le può fare tutte. Che giocheranno Vlaovic e Morata e Ken insieme, quindi, eh, in questo momento, qui bisogna andare avanti su questa linea con due giocatori davanti e con, comunque con due giocatori più di movimento. Perché possiamo giocare anche senza avanti ma con due giocatori più di movimento. Buongiorno, Antonio Paolino, Radio Bianconera. Mister, sembra che passi un po' in secondo piano questa ipotesi di Vlaovic in panchina. È un modo per tutelarlo, o uh, magari è una richiesta anche del giocatore? Visto che lei a Napoli con i Higuain, con tutti i grandi ex magari acquistati da Juventus, probabilmente era anche quella la partita che poteva fare la differenza, che poteva cambiare anche la stagione dei giocatori, appunto di cui abbiamo detto. Grazie. Ma no, eh, Velociraptor innanzitutto è, è sereno e tranquillo. Poi è normale che se il ragazzo di 22 anni comunque ritorna in un ambiente che lo ha cresciuto, eh, l'ha fatto diventare quello che è. Le ha dato la possibilità di andare a giocare alla eventuale. È normale che ci sia emozione da parte del de, de ragazzo. E quindi per lui sarà comunque una partita particolare. Nella partita particolare è sereno e tranquillo e lo deve rimanere. Altrimenti eh, non giocherebbe mai, mai né, più contro la Fiorentina. Invece, questi sono passaggi che si deve fare anche per la maturazione del, del ragazzo. Salve mister, buongiorno. Michele De Blasis, GianlucaDimarso.com. Ritorno un attimo sugli infortuni, nel particolare eh, l'assenza di Dybala, che lo utilizza a corrente alternate. Quanto pesa la sua assenza sull'idea di gioco che lei vuole sviluppare? con l'arrivo di Vlaovic e pesa più eh, l'assenza di, eh, di Bala o di Chiesa nella sua testa? Grazie. Diciamo che averli tutti a disposizione sarebbe stato meglio perché avendo tante partite mi dava la possibilità comunque di poter scegliere di avere dei cambi importanti in panchina. Paolo, quando ora si è fermato, ma prima aveva giocato tre partite di seguito. Prima dell'infortunio precede... precedente ne aveva giocate cinque di seguito. Eh, quindi, avendo più giocatori a disposizione, avrei avuto la possibilità di farlo un pochino più respirare, soprattutto perché veniva da un periodo di inattività. E Chiesa lo stesso. Bernard... Il recupero di Bernardeschi sarà importante, perché comunque è un giocatore che aveva fatto bene fino a quel momento l'infortunio. E lì, purtroppo... Eh... Ha avuto un problema pubalgico, non è un problema di infortunio muscolare, è un problema di, di, eh, di pubalgia che ora li sta passando. Eh, sta meglio e quindi sarà a disposizione lo stesso Rugani. Ci abbiamo bisogno di tutti. È normale: più abbiamo giocatori a disposizione, più abbiamo energie mentali fresche che in questo momento servono. Quindi bisogna fare uno sforzo da qui al 20 marzo, per poi dopo ritornare dopo la sosta, dove essere tutti in condizione per giocarci. E le possibilità di entrare nelle prime quattro, poi avremo la, dopo Pasqua. Avremo la, il ritorno di Coppa Italia. Quindi, domani è importante per tenere aperto il passaggio e poi vediamo se siamo bravi a passare il turno col Villarreal. Buongiorno, Sandro Bocchio, tutto sport di Vlauvi ci Vediamo qual è il contributo. In numerico con i gol ma alla squadra anche nelle due fasi che cosa ha dato di più la sua presenza sia sul campo e anche nello stesso spogliatoio allora no eh, ha dato una una serenità eh, alla squadra comunque che quando hai un giocatore con quelle caratteristiche la squadra è più serena che comunque il gol lo trova poi dopo la squadra però aveva lavorato bene i primi i mesi antecedenti perché comunque le basi eravamo riusciti a metterle. Ora però, c'è un, una cosa che va subito rimigliorata e va ripresa per il verso giusto. Abbiamo preso dei gol evitabili, molto evitabili. Questo vuol dire che nel momento in cui si va in vantaggio, le cose sembrano facili, sembra tutto fatto, ci rilassiamo un po'. E questo bisogna riprendere. La modalità giusta perché a Villarreal abbiamo preso un gol. Abbiamo dormito col Torino, la stessa roba. A Empoli due alla stessa maniera. Quindi lì bisogna riattivare l'attenzione. Perché quando perdiamo la paura, diventiamo pericolosi. La paura non vuol dire non giocare, la paura è che quando hanno palladi non percepire il pericolo vuol dire rischiare di prendere il gol. I gol bisogna subirli quando gli altri sono bravi a farli. Potevano subirlo a Villarreal quando hanno preso il palo su, sulla scivolata di Danilo, potevano subirlo col Torino quando sulla palla del primo tempo sul cross che hanno fatto Rasoterra, quando hanno chiuso, potevano subire la Empoli in, in altre situazioni, ma non in quelle situazioni che abbiamo subite. Ecco perché bisogna riattivare subito l'attenzione, perché da qui alla fine del campionato prendere pochi gol significherebbe arrivare nei primi quattro. Non vedo altre domande, grazie. Buona giornata.